successo. Siamo qui alla segna dei corti più belli dell'anno. Al caffè letterario. Sì. Al caffè letterario. Da non sottovalutare il progetto di Noi e gli altri, che secondo me è una commedia divertentissima e carinissima. Adesso stiamo valutando il cast. E poi avremo il postino che lo fa Roberto. Roberto. E la nuova entra. Saluta da tutti noi, saluta Elisabetta Ferracini, amica Andrea. Ciao! Claudia Zanella che ci stanno guardando. A prestissimo, faremo il DVD degli extra numero 2. E Max Nardari, il tuo cast. È stato veramente un bel viaggio, siamo qui con Fausto Petronzio, che è l'autore che ha scritto insieme a me la sceneggiatura e il soggetto. Grandi compagni di viaggio, poi abbiamo un produttore che è qui, che è tornato con noi, Fantastico, che ha prodotto questa volta insieme a Cristiana, che non è qui, che spero produrrà anche il prossimo. E poi abbiamo colei che ha spodestato le nostre due sexy attrici, ma anche lei è una sex attrice, è la nostra raccomandata, ossia la nostra bellissima colpo di scena. Marilyn Gallo! Come nasce il tuo processo creativo? Ti viene l'idea, poi la scrivi, pensi l'attrice? Raccontaci un po' questo. Beh, io amo molto il cinema americano, quindi il ritmo, la musica, no? Sono anche compositore. Poi mi sono trovato con sceneggiatori come... La canzone l'abbiamo scritta io e Fausto, Fausto ha fatto il testo. È stato un successore, forse più la canzone. Più la canzone che cosa? No, vabbè, la canzone uscirà con il film, perché ovviamente noi vogliamo fare il film, questo è un promo di un film. Stiamo cercando con questa difficoltà allucinante e con le raccomandazioni di fare il film, ma noi vogliamo riconfermare Marilyn perché è strasexy e poi tutti noi, no, perché è bravo oltre che strasexy e anche le altre attrici, perché... Michele Andreozzi e Claudia Zanella bravissime e Marilyn Gallo e poi anche gli altri che hanno fatto i vari cameo. Nasce tutto dalla fantasia, dalla voglia di dare messaggi con un po' di ironia per arrivare a riflettere. Meraviglioso avere Max Nardari, perché ti toglie da ogni problema, fa tutto lui, fantastico, come io lo sapevo quando mi sono scalato e ho mi rilasso. Buonasera a tutti. Io volevo cogliere l'occasione solo per ringraziare Max, perché è stato un piacere lavorare con lui. Forse non ho mai fatto prima questa parte. Il motivo è perché ho trovato nel discutere un argomento così serio e importante, come quello delle raccomandazioni, ho trovato in lui l'essere genio nel non aver usato la complessità delle parole, delle immagini a rendere tutto così semplice, così fresco. Magari mettendoci anche la possibilità di farsi una risata. Ecco che cos'è il genio di Max Nardari. Grazie. Grazie, sei grandissimo. Mary, vieni qui. Ti sei divertita? Voglio sapere se ti sei divertita. I tuoi tacchi della tua bellezza. No, innanzitutto no, mi sono molto divertita a fare questo corto e interpretare questa raccomandata un po' particolare, molto mistica e insomma... E diciamo che ognuno di noi ha messo grande passione nell'aderire a questo progetto e ci siamo molto divertiti e soprattutto il fatto di affrontare dei temi così importanti e purtroppo di grande attualità come le raccomandazioni, la fuga dei cervelli che purtroppo sono una realtà. E, diciamo con i toni leggeri della commedia, leggeri ma efficaci della commedia, è stata una cosa per me e per tutti noi molto importante, perché è bello esprimere dei messaggi ma non in modo... tra virgolette pesante, ma cercare di farle arrivare alla gente comunque attraverso dei toni più leggeri e più divertenti, e spero che insomma ci siamo riusciti, credo di sì, perché comunque mi sembra tutto molto divertente, anche questa raccomandata strampalata che sulla carta dovrebbe essere molto antipatica mi sembra anche simpatica e quindi questo è un risultato insomma importante. Brava. Grazie a tutti, grazie a Max e veramente a tutti, a Fausto, a Cacà, alla produttrice che sono Abadiali, alle altre attrici, un bellissimo progetto, grazie. Evviva! Ok, e l'ultima domanda è, in realtà a che punto sta la preparazione del tuo film? L'altra o altre cose? Perché... ci sono altri progetti, del lunghi, dipende dai produttori, ci sono varie situazioni difficili da arginare, ma siamo vicini, forse verso marzo-aprile partiremo con un film, quindi speriamo poi di fare una presentazione qui al Caffè Letterario, che noi amiamo molto, perché abbiamo girato lui e l'altro qui.
No, però io mi volevo riagganciare al discorso del corto di prima, dove quel ragazzo diceva che giustamente in vari concorsi ci sono registi, magari famosi, che rubano un po' la scena. Ecco, quest'anno siamo stati contenti di vincere dei premi, anche con corti dove hanno speso molto più di quello che abbiamo speso noi e anche con nomi molto più importanti. Ecco, questa è stata una soddisfazione personale. Alla faccia di tutti. Ecco, questa è stata una soddisfazione più grande di tutto. Grazie ancora al nostro presentatore. Okay, un abbraccio e un applauso a Max Nardari e al suo cast.